Ciao, oggi parleremo con Alessandro, uno dei titolari del Nippa Music Village, e lo intervisteremo in merito alla musica, in merito alla sua struttura e ci racconterà dei consigli pratici per venire a registrare in studio di registrazione. A tra poco. Ciao Alessio. Ciao, benvenuto nel canale Nomi nel Records. Siamo qui al Nippa Music Village con Alessandro che ci farà fare un piccolo tour della struttura. Prego. Ciao Alessio. Allora, siamo partiti dal piano terra, dalla sala prove, dove accogliamo appunto le band che vogliono fare studio, prove o qualsiasi tipo di esperienza. C'è chi arrangia, c'è chi studia, c'è chi sta provando come di là. E noi abbiamo 5 sale qui al piano terra, che sono distribuite su due ali della nostra struttura, tre qui con questa reception, di là ne abbiamo altre con un privé d'ingresso che è un po' più ampio, ecco, per le band più numerose. Su di sopra invece abbiamo gli studi di registrazione e una sala live che chiamiamo auditorium, dove organizziamo spettacoli dal vivo, registrazioni live multitraccia, registrazioni di videoclip o set fotografici a seconda di quello che la band richiede, perché fortunatamente nel nostro organico abbiamo un fonico, un fotografo. E in ultimo abbiamo anche vari insegnanti di musica che hanno la sede qua di sopra e poi vi farò vedere. Ci fai fare un tour della struttura? Ti faccio fare un tour della struttura. Vieni, Ti Tomà. seguiamo. Sì. Di qua invece andiamo nello studio di registrazione. Oggi abbiamo una band che sta registrando tre singoli. E siamo partiti questa mattina dalle batterie, in questo momento penso che stiano facendo il basso e ti farò vedere. Qui c'è la sala c'è la regia, dove in questo momento stanno guardando le tracce di basso che sono state appena registrate. Di qui c'è la sala ripresa, dove questa mattina abbiamo registrato le batterie di questi ragazzi. E poi vi faccio vedere cosa stanno combinando dentro. Mentre per finire, Questo è invece lo spazio questo è uno live. spazio live che utilizziamo come palco per le riprese dei videoclip Wow. o per le riprese dei video promozionali. Molte band oggi si fanno i video mentre suonano dal vivo. La particolarità è che qua possiamo anche registrarli in diretta in tracce separate. Quindi poi il prodotto può essere portato lì in studio, trattato, e possono crearsi anche dei piccoli EP registrati dal vivo. È una realtà 360 per i musicisti, la È una tua. realtà 360 per i musicisti. Abbiamo cercato di fare tutto quello che si può fare. Oltre a quello che vedi qui, abbiamo anche la partnership in alcuni eventi musicali nei locali qui di Monza, qualcosa su Milano. Infatti stiamo patrocinando due contest, uno per la musica originale, solo per la musica originale, che si tiene all'Hard Rock Café di Milano tutti i lunedì sera a partire da metà marzo, e invece un contest che è più variegato, comprende anche le cover band o le tribute band che stiamo seguendo qui al The Bank di Monza, che è un locale che c'è qui di fianco a Rondò di Monza, dove ci sono iscritte una quarantina di band, quindi l'affluenza è alta, c'è un'alta affluenza. E la cosa particolare è che comunque questo genere di evento suscita interesse anche nelle band dell'Interland, e ad ogni serata riusciamo a portare parecchie persone. Quindi anche la band che si esibisce, alla fine, indipendentemente da come gli va l'esibizione, è contenta perché ha suonato davanti a parecchie persone, che oggi non è È facile. facile, è chiaro. Esatto. Quindi, insomma, a tutti gli interessati lasceremo poi i vostri contatti, magari sia per i contest sia per le Sì, sale certo, prove, e certamente. così da poter fare in modo che entrino in contatto con la vostra realtà. Esatto. Allora, ci mostri. Andiamo a vedere cosa stanno facendo in regia. Sicuramente li interrompiamo, ma chi se ne frega. Eccoci qua. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Questa è la sala di regia, dove andiamo a trattare tutto quello che viene registrato, dove ci soffermiamo eventualmente sugli arrangiamenti, sul modo di come si può affrontare la registrazione del pezzo o appunto l'arrangiamento. Quel ragazzo lì con la maglietta rossa è Ciao. il titolare dello studio, il fonico Alessandro De Giorgio. E loro sono i Born on Tuesday, che stanno registrando dei singoli Ciao. Ciao per un ragazzi. probabile EP. Li abbiamo interrotti nella fase di registrazione del basso. E allora li lasciamo continuare. Buona registrazione, ragazzi. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao Alessandro, Eccoci, eccoci qua. ciao.
Allora, adesso ci racconti un po', insomma, la tua clientela, i gruppi che vengono a registrare da te e i progetti più interessanti, insomma, che hai seguito ultimamente. Ok, ma allora diciamo che negli ultimi anni, soprattutto dopo gli anni neri del Covid, c'è stata una ripresa abbastanza veloce di quelli che sono i lavori in studio. Secondo me perché i musicisti hanno sempre avuto voglia, appena si sbloccavano le situazioni si riempivano le sale, tanti in questo periodo hanno scritto o hanno comunque deciso che era ora magari di investire su un progetto di studio. E quindi ci siamo ritrovati a lavorare per variati tipi di band o artisti singoli, alcuni con dei progetti incentrati magari su il singolo o su due canzoni, alcuni addirittura con tutto l'album. Abbiamo ripreso proprio subito, anzi eravamo ancora durante gli ultimi lockdown, con Nina Music, è la sua pagina, è una ragazza che fa musica originale, un po' in italiano, un po' in inglese, il genere è molto hard rock. Questa ragazza è arrivata già prodotta, infatti è seguita da un produttore che è Marco D'Andrea, che è chitarrista dei Planet Hard, quindi il genere e il mood è anche un po' quello legato all'hard rock moderno. Lei è arrivata con come si dice, col pacchetto pronto, nel senso che aveva già tutte le pre-produzioni fatte, è entrata in studio che sapeva perfettamente quello che doveva fare e c'erano già le tracce di AI, che sono le tracce degli strumenti, diciamo, puliti, già ben scritte e definite, andavano soltanto fatti i suoni, fatti i reamp, eccetera. In questo caso serviva un batterista che andasse a riprodurre quelle che erano le pre-produzioni e Alessandro, che è il fonico, è anche un insegnante di batteria, un bravissimo batterista, e quindi abbiamo preso la palla al balzo per registrare anche tutte le parti di batteria. Mentre invece tutti gli altri strumenti erano già scritti, sono stati praticamente riprocessati, riregistrati e il prodotto è stato presto pronto. Lei ha cantato perfettamente quello che doveva fare. Ovviamente, anche se gli arrangiamenti sono completi in fase di preproduzione, ci si inventa sempre qualcosa durante le registrazioni e il mix, però diciamo che era un prodotto già confezionato che è stato completato qui. Poi siamo entrati in sintonia con l'artista e ci è stato chiesto io suono la chitarra, ci è stato chiesto di supportarla in quello che era la prima release o qualche evento, qualche showcase o qualche concerto. E quindi, avendo già lavorato sui pezzi per diversi mesi, già li conoscevamo, si è trattato di imparare a suonarli dal vivo e abbiamo fatto una stagione con lei che è veramente, veramente brava. Questo è stato forse l'unico momento in cui abbiamo avuto un artista che è venuto in studio con il produttore. La maggior parte delle situazioni, Siete proprio voi, no? Che insomma guidate. nella maggior parte delle situazioni, allora, se la band arriva con le idee chiarissime, e per idee chiarissime intendo le parti, gli arrangiamenti, anche i suoni e anche un minimo di reference su quello del punto in cui si vuole arrivare, allora in quel caso noi eseguiamo semplicemente il lavoro di registrazione, di editing, di pulizia, mix, il mastering finale, perché comunque magari il prodotto già funziona, loro l'hanno già studiato per anni, l'hanno già arrangiato, fatto, rifatto per anni, sono già sicuri di quello che vogliono e quindi ci limitiamo esclusivamente a trovare il sound giusto che loro cercano e a confezionare il prodotto. Molte volte, come oggi invece, capita che pur avendo una preproduzione ed idee abbastanza chiara di quello che deve essere il lavoro finito, capita che magari durante la registrazione un componente del gruppo esprima qualche perplessità su una parte e, avendo noi l'orecchio esterno, tra virgolette, quindi non conoscendo le canzoni, sentendole per la prima volta, riusciamo magari a dare delle idee che loro non avevano avuto e che molte volte piacciono, Certo. e si lavora sull'elaborazione di questi arrangiamenti. L'arrangiamento poi generalmente lo facciamo magari anche con strumenti che magari non erano previsti. Per
capita magari una band che composta da due chitarristi, un bassista, la voce, eccetera, abbia ben chiari anche quelli che possono essere i cori, le armonizzazioni, però ci rendiamo conto che in certe parti dobbiamo inserirlo un pianoforte, un tappeto, un synth, un violino, un qualcosa, e generalmente vai un po' ad arricchire il progetto e molte volte piace. Bisogna stare attenti ovviamente a non snaturare. Certo. E poi ci sono dei casi in cui abbiamo lavorato per degli artisti che arrivavano con un'idea di una linea vocale e parecchi testi. C'è stato richiesto proprio lo scorso anno di lavorare per due ragazzi che hanno inciso 11 brani sui quali c'era soltanto il testo, in alcuni casi c'era anche mal definita la linea vocale, e loro non erano musicisti ma avevano tante idee, tanta voglia, e avevano magari l'idea chiara di quello che volevano cioè di dove dovevano arrivare, ma non avevano né i mezzi né la capacità, perché comunque dicono: non suono questo strumento, vorrei una parte di questo strumento. E quindi per questo lavoro ci siamo trovati, è stato anche utile a noi per imparare a fare questa cosa, perché in quel caso addirittura ci hanno chiesto di suonare tutte le parti, quindi abbiamo suonato le batterie, io ho suonato il basso, la chitarra, abbiamo suonato dei pianoforti, in alcuni casi col pianista dove dovevano essere più articolati, negli altri casi con i virtual instruments, e c'è stato un caso in cui abbiamo inserito anche una violinista vera, perché serviva un suono di violino particolarmente stridente, vero, e siamo riusciti a farlo. Fortunatamente una delle ragazze che lavorano in sala prove studia violino, quindi abbiamo giocato in casa. Cioè, non è il quartetto d'archi che uno può trovare negli studi iper fighi, però ha fatto comunque il suo lavoro. Quindi diciamo che il discorso di produzione e arrangiamento va un po' a seconda dei casi. Noi siamo disponibili comunque a farlo, siamo disponibili a lavorare su tante idee. Per esempio, guarda, c'è stata una ragazza, c'è stato proprio forse sempre l'anno scorso, c'è stato un momento in cui stavano partendo dei talent, mi sembra che ci fossero delle selezioni di X Factor e qualcosa riferito a The Voice, e c'erano due ragazze con due progetti totalmente diversi. Noi lavoriamo principalmente con il rock, il metal, il pop, ultimamente molto pop. Abbiamo registrato anche settimana scorsa una band che fa pop rock in italiano, però in questo caso era arrivata una ragazza che voleva fare delle parti di piano e voce su canzoni che magari partivano un po' smielate e poi andavano ad aumentare la dinamica e andavano cantate quasi rappando, e c'è stato proprio richiesto l'utilizzo di questo autotune che oggi va per la maggiore. Tantissimo, certo. Ci sono tanti modi di utilizzare l'autotune. Si utilizza nella revisione delle voci, ma si cerca di lasciare un po' quel filo naturale del timbro, eccetera. Usandolo in maniera estrema si vanno a creare le sonorità moderne che vanno un po' di moda oggi, ecco. E con una ragazza abbiamo fatto questo lavoro su un pezzo piano e voce, su cui poi dopo abbiamo aggiunto anche una drum machine, e è uscita una super, quasi una trappata, ecco. Però ha avuto un buon risultato. Se no, ci è capitato anche di lavorare sempre in quel periodo per un'altra ragazza che voleva revisionare una cover, renderla un po' pin up, e siamo partiti da Seven Nation Army. Sì. E l'abbiamo fatta un po' più swing come batteria, come tutto. Poi dopo mi è venuta la brillante idea di dire: ma se invece di suonarla in minore la snaturassimo completamente, la suonassimo in chiave maggiore, che cosa verrebbe fuori? Allora abbiamo provato a usare la tonalità maggiore per quella canzone, è cambiata particolarmente, è cambiato il riff, è cambiato anche particolarmente la linea vocale sul ritornello. E di questa canzone poi abbiamo anche fatto un videoclip qui nell'auditorium. È stata una cosa molto semplice perché comunque era a budget bassissimi il videoclip, però se volete andare a sentirla, lei si chiama, non mi ricordo più, ma dopo ve lo scriveremo. Sì. Ma se poi passate nel nostro canale YouTube la trovate, Seven Nation Army fatta in chiave maggiore. È stata una produzione vostra, una produzione nostra, una bella chicca. Si potrebbe fare con tante altre cose, e l'idea mi è venuta perché una volta per caso ero incappato in un video su YouTube di una band che aveva messo in chiave maggiore un pezzo di Nirvana, non mi ricordo quale, però era una figata, allora mi era rimasto questo trip e siamo riusciti a
Ma raccontami un attimo, a livello di budget, sì. un progetto singolo, un EP, sì. Quanto secondo te ci vuole per realizzare un buon prodotto? Allora, dipende sempre da chi viene a registrare, che capacità di adattarsi alla registrazione, che lavoro ha fatto prima e quanti strumenti vuole registrare. Nel senso, noi consigliamo sempre, allora, noi generalmente quando una band ci chiede il preventivo in studio, noi veniamo qua, facciamo quattro chiacchiere. Oggettivamente noi lavoriamo come a ore, nel senso che non siamo eravamo partiti con un pacchetto a pezzo, cioè un pezzo ti costa così, due pezzi ti costano così, però poi abbiamo visto che alla fine non ci stavamo dentro perché tante volte uno dice vabbè, tanto io devo registrare il mio pezzo, mi costa così. Magari molti arrivavano impreparati, non riuscivano a suonare la parte perché non si erano preparata, oppure non erano decisi della parte, ma no, proviamo a far così, ma no, proviamo a far cos'ha. E nel tempo in cui noi avremmo voluto fare tutte le registrazioni per poi passare al mix, magari avevamo fatto soltanto la batteria e il basso. E quindi tutto il resto ce lo mettevamo di tasca. Certo, quindi chiaro. Abbiamo preferito lavorare a ore, così di nostro non sbagliamo. Però lo diciamo sempre alle band, attenzione a intanto ad avere le idee chiare. Perché, per esempio, stamattina siamo arrivati, prima di microfonare la batteria, abbiamo parlato con la batterista, in questo caso è una ragazza, che tipo di suono vuoi, che tipo di pelli vuoi, che tipo di piatti vuoi, come vuoi il rullante, che tipo di sound vuoi, perché almeno settiamo la batteria che è quella. Perché molte volte, sì, così mi piace, va bene, cominciano a registrare, poi registra il bassista e poi dicono, sai, la batteria, però poi si può sistemare qua il suono, no? Cioè, in che senso? E il rullante così non si, per dopo lo sistemiamo, eh no? Cioè, se hai suonato una batteria con le pelli sabbiate perché mi hai detto che andava bene, ti piaceva, poi dopo non mi puoi dire, no, voglio il suono della batteria un po' più rock, con le pelli doppio strato, normale. Chiaro, chiaro. Cioè, lì non facciamo trigger qua, quindi dovevi rifarla, non si può, viene fuori un brutto lavoro. E quindi quello che noi diciamo sempre, attenzione, per risparmiare tempo e denaro, arrivate con le idee chiare, cercate di essere tutti d'accordo e tutti consapevoli di quello che volete registrare e del risultato che volete. Così una volta che si parte sappiamo che i suoni sono quelli lì. E un'altra cosa importante che consigliamo sempre è di fare più preproduzioni. Uno, magari per definire già gli arrangiamenti loro. Chiaro. E noi poi li facciamo volentieri, per carità. Però se loro partono da un arrangiamento che deve essere elaborato, è diverso da dire io qua vorrei fare qualcosa ma non so cosa, cioè si rischia di perdere le ore. Quindi con una preproduzione ti arrivano i musicisti già con un'idea, sì, diciamo con un'idea magari da rifinire, esatto, e semplicemente da incidere. È importante perché loro arrivano e sanno già che la batteria deve fare questo, che il basso deve fare questo, che la chitarra 1 lì fa questa cosa e la chitarra 2 là fa quell'altra cosa. Cioè ognuno arriva e sa perfettamente che deve registrare da qua a qua, da qua a qua, da qua a qua questa parte. Non registro poi al massimo togliamo, perché mi va bene anche così. Però poi ci si rende conto che magari abbiamo passato una giornata e abbiamo fatto ben poco. Molte volte le band dicono, cazzo, però cosa ci costa sto pezzo? Ti costa 40 euro all'ora, dipende da te che cosa vuoi. Stiamo parlando in linea generale, qua c'è Andrea che sta ascoltando. Andrea è il tastierista del gruppo che sta registrando oggi. Tra l'altro il tastierista è sempre l'ultimo. Ciao. Ciao. A registrare. Invece oggi no, perché poi il tastierista va a lavorare, quindi registra adesso. Ah, bene, vedi. Diciamo che non c'è uno schema preciso su chi registra quando, generalmente batteria e basso per primi ovviamente. Per la questione ritmica. In questo caso però va benissimo mettere prima la parte di tastiere e archi che lui deve fare, pianoforti. Certo. Ci parla insomma di come si potrebbe registrare in maniera insomma differente rispetto alla singola traccia. Sì, allora beh, oggi stiamo registrando in maniera moderna, diciamo così, quindi parte il batterista, la batterista sulla traccia click, seguono poi tutti gli altri strumenti, si tiene quindi proprio tutto in griglia perfettamente dall'inizio alla fine. Però ci sono dei generi o delle scelte di alcune band dove invece l'esigenza è quella di registrare tutti insieme, quindi uno sull'altro, seguendo ovviamente un'idea di click iniziale, ma poi lasciando tutto nelle mani del batterista, del bassista, del chitarrista, ci si segue un po' in modo più naturale, no? E qui riusciamo a farlo perché
possiamo dividere le sezioni nella sala di regia, nella sala di ripresa. In ultimo abbiamo anche cablato l'auditorium, che è la sala live che hai visto prima, dove comunque ci si può mettere qualcos'altro là. Ci si può mettere intanto la batteria se si vuole avere un ambiente, una room più grande, ma ci si può mettere anche un bel pianoforte con un riverbero naturale, e si può mettere chi canta o chi fa il coro, eccetera eccetera. Un esempio di un trio che si chiamano Dragstone Cowboys, se vuoi andare ad ascoltarli. Mostraci l'album, bellissimo qua. Packaging. Loro hanno registrato qui 6 pezzi, tutti in presa diretta, e loro hanno voluto registrare tutti insieme nella sala di ripresa. Quindi abbiamo fatto praticamente, ovviamente, più take, dove veniva registrato tutto dall'inizio alla fine, con una sonorità. Allora, questo è un disco che se lo metti su, l'idea era quella che ti portasse tipo sulla Route 66 e tu ti fai un bel viaggio con una macchina americana scassona, rumorosa, anni 70, no? E ti fermi nei vari motel a Las Vegas, così, insomma. Infatti c'è una canzone che si chiama anche Hotel. Ecco, e sono riusciti perché sono stati bravi loro a scegliersi dei suoni, degli amplificatori, delle cose adatte, e poi hanno proprio quel tiro, il cantante ha proprio quel timbro, è venuta fuori proprio un bel disco da ascoltare in macchina. Tornando al discorso, appunto, mi è venuto in mente adesso, della scelta della strumentazione, avendo 5 sale prova sotto e un po' di backline di scorta, noi abbiamo la possibilità di utilizzare 6 batterie volendo, anche se in studio quella che va per la maggiore è questa Yamaha qua, che è la più bella che c'è, perché è una batteria da studio, però abbiamo tantissimi set di piatti, tantissimi rullanti e ovviamente tantissimi amplificatori, che sono quelli che ci sono nelle sale prova, che sono tutti valvolari di tutti i marchi, con delle casse diverse, simili, ti permettono comunque di creare tante sonorità abbinando le varie componenti con i vari microfoni. Qua in studio, per esempio, abbiamo costruito delle casse con dei coni completamente diversi, abbiamo fatto molti test di microfonazione, e questo ci permette di avere un risultato migliore, perché magari ci siamo già abituati a trattarli, ma dall'altra parte permette anche alla band di risparmiare, perché se tu mi cerchi un suono, io posso già partire da un punto A, sapere dove devo arrivare, ci metto pochissimo tempo, piuttosto che avere lì una montagna di strumentazione da combinare e andare per tentativi. Quindi voglio il suono fatto così, io so che ti abbino questa cassa con questa testa microfonata così, te lo faccio sentire, siamo vicini a quello che mi hai chiesto. Allora, l'ultima domanda prima di salutarci è sui cantanti, che chiaramente sì, sono la parte più importante forse di un progetto musicale. Sì, diciamo che la voce poi è quella che generalmente, a seconda del genere, sta avanti o un po' meno avanti rispetto al resto, ma soprattutto nella musica originale, se devi comunicare un concetto, esprimere un testo, devi essere intellegibile. Chiaro. E i cantanti, allora, diciamo che sui cantanti ovviamente si fanno anche lì le preproduzioni, l'arrangiamento, il coro, eccetera, per mettere delle parti più incisive, meno incisive. Magari a volte si registrano più volte delle frasi, delle cose, per dare più carattere a un determinato concetto. Diciamo che il cantante oggi è quello che più di tutti viene poi trattato, perché c'è la possibilità di farlo con i software, però diciamo che noi cerchiamo sempre di farli cantare al meglio di quello che possono fare. Non è che se mi fai una take che non... sì, questa va benino, la possiamo correggere, no, cioè canta ancora, prendiamo il meglio di quello che hai cantato. Poi, per carità, l'intonazione oggi viene fatta appunto col software, a volte si tratta di micro aggiustamenti che però fanno sì che sia tutto giusto. Molte volte ci sono dei cantanti che arrivano, cantano e poi dopo tu lavori veramente una mezz'oretta per sistemargli la traccia, perché sono già precisi, sono intonati, tengono bene le note, spingono bene, hanno le dinamiche giuste, eccetera. Ci sono delle volte dove purtroppo bisogna lavorare un po' di più. Il rischio però in quel caso è che poi dopo io ti faccio una cosa bella, ma poi io mi auguro che tu vada a suonare da qualche parte e devi essere in grado di replicarla. Certo, le condizioni saranno sempre diverse, però io dico sempre, quando arrivate in studio dovete fare quello che sapete fare,
non cercare di fare qualcosa di più che poi non riuscite a fare, ma anche i chitarristi, io poi sono chitarrista, te lo dico anch'io, non ha senso che scrivo un solo super figo e che lo registro una battuta alla volta perché non mi viene tutto, perché perdo. E poi lo vado live e faccio cagare, no, perché poi dopo magari uno se lo aspetta e poi sì, raccontagli che ti è andata male, ti sentivi poco, però diciamo che è la storia più antica del certo, mondo. Certo, bisogna essere credibili. Bisogna essere credibili, sì. Noi, allora, sulla voce noi lavoriamo, oddio, adesso a me sfugge il nome di quel microfono lì, comunque è un microfono, un gran bel microfonone. Con i suoi pre e tutto, ci sono vari modi di settarlo a seconda del timbro, a seconda della voce, poi dipende anche dal pre dove lo fai passare. Una volta che abbiamo lavorato sull'intonazione, poi generalmente sulla voce si mette un po' d'ambiente, si cura un po' l'equalizzazione, poi a meno che uno voglia un effetto particolare, generalmente, allora, come studio siamo improntati un po' sul suono vero, sul suono naturale, soprattutto della batteria. Prima ti dicevo che non triggeriamo mai, proprio perché la scelta di Alessandro è quella di far sentire la batteria vera, non di percuotere e poi dopo mettere tutto in griglia e assegnare dei campioni. Noi i campioni della batteria che stiamo registrando li facciamo sempre, perché può capitare che in un pezzo, cavolo, è tutto perfetto, però quel tom là l'hai preso storto, cavoli, non farmi rifare la parte, vabbè, prendo il campione e lo metto lì, però è una ogni. Certo. Cerchiamo sempre di lasciare il tutto più naturale possibile. Anche i suoni di chitarra cerchiamo di farli facendo suonare l'amplificatore, la valvola, il cono, microfonato in una certa maniera. E poi è ovvio che gli effetti digitali, i delay, certe cose uno li vuole e per carità si vanno a mettere. Però diciamo che la pasta di partenza che vogliamo dare, che è anche un po' il carattere dello studio che stiamo cercando di rispettare, è questo. Ecco, una cosa su alcuni generi non lavoriamo perché non è la strada che vogliamo percorrere. C'è chi è capace di farlo bene, per carità, perché ognuno segue lo stile su cui vuole lavorare, però penso che ognuno si specializza poi un po' in determinati generi, ed è questo poi quello che il bello è quello, uno sceglie uno studio secondo me anche in base al genere, al lavoro e a dove vuole arrivare, ed è quello che volete fare voi, insomma, qua creando un'oasi felice per il pop, il rock, il pop rock. Sì, abbiamo fatto anche delle cose un po' più spinte, però diciamo che il trash, i generi tipo Lacuna Coil, quei suoni lì, sì, ci potremmo arrivare, ma non è quello su cui ci capita di lavorare, perché chi viene a cercarci ha un altro tipo di sonorità, ecco, molto più indie. E grazie a tutti per aver visto questo episodio. Qua c'è un bel sole, facciamo così lo blocco subito io. Dal Nipa Music Village. Ciao a tutti. Ciao a tutti e buon alla weekend. Prossima. Alla prossima. Ciao.